Angelica Parascandolo è una giovane attaccante originaria di Buonabitacolo che gioca attualmente in Serie B nella Freedom FC Women di Cuneo. Tante le soddisfazioni che hanno costellato la sua carriera, infatti ha partecipato con il Pink Bari al campionato di Serie A, oltre che la convocazione in nazionale che è arrivata in ben due categorie, Under 17 e Under 19. Il mio percorso calcistico è iniziato, vabbè, ho iniziato fin da piccola all'età di 6 anni. All'età di 6 anni ho iniziato la scuola calcio con i ragazzi per 8 anni, fino ai 14, con la Gaetano Romanelli, all'epoca si chiamava così. E poi per una questione di regolamento a 14 anni ho dovuto smettere di giocare con i ragazzi. E ho iniziato a giocare in una squadra femminile, all'inizio con la rappresentativa Campania, e poi ho fatto il mio primo anno in B, in Serie B con il Napoli Dream Team all'età di 15 anni. Poi da lì ho conosciuto Bari, mi hanno fatto un provino col Bari, mi hanno preso e all'età di 16 anni ho vinto il campionato di Serie B. E poi sono rimasta a Bari per 6 anni. Ho avuto, diciamo, l'occasione anche di giocare in nazionale under 17 e 19. E niente, adesso gioco in B dopo un paio di anni via a Cuneo. E niente, speriamo di rimanere in B. E diciamo, hai mai avuto difficoltà durante il tuo percorso? C'è stato un momento in cui hai dovuto gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove ti sei sentita in difficoltà? Sì, purtroppo ho conosciuto questi momenti. All'età di 19 anni ho subito, diciamo, un grave infortunio al ginocchio che mi sono portata per 2 anni. Diciamo che lì ho vissuto un momento abbastanza buio. Diciamo, c'è stata l'occasione di mollare, ma non l'ho fatto perché comunque l'amore per il calcio è sempre, sempre più forte, no? È stato un momento molto difficile, molto, molto buio, però fortunatamente l'ho superato. Il movimento del calcio femminile è in continua espansione. Durante tutti questi anni hai notato dei cambiamenti? Beh, assolutamente sì. Quando ho iniziato io, diciamo che era ancora sottovalutato il calcio femminile, molto sottovalutato. Adesso con l'introduzione del professionismo si è fatto un grandissimo passo in avanti e questo è stato grazie anche al mondiale disputato dalle ragazze nel 2019, se non erro. E da lì diciamo che il calcio femminile è stato visto in maniera diversa. Ha generato molti più appassionati e da lì diciamo c'è stata la svolta. Anno dopo anno, fortunatamente ci sono più tifosi, c'è più interesse, più curiosità. Quindi sì, anno dopo anno fortunatamente cresce il calcio femminile, non a livello dei maschi ancora, però piano piano si notano delle grosse differenze rispetto agli anni passati, ecco. So che sei un attaccante, questo è stato sempre il tuo ruolo? Quali sono le tue caratteristiche? Sì, sono sempre stato un attaccante, ho variato magari da punta, seconda punta, però sì, sono sempre stato un attaccante. Beh, le mie caratteristiche, la forza fisica, la tecnica, e mi piace dire la cazzimma, se posso usare questo termine.